Il 2 maggio è arrivato a Montegrosso e questo giovedì non è poi così nero come ci si aspettava. La rotatoria che consente l'accesso alla borgata Andriese è ancora sulla SP2. Sulla stessa campeggiano anche gli striscioni dei residenti su cui si legge a caratteri cubitali non chiudere la strada per Montegrosso. Lo stesso messaggio che da ormai settimane i residenti del borgo continuano a portare sui tavoli istituzionali. Vogliamo delle certezze scritte, no parole, no promesse, altrimenti la rotonda rimarrà qua. Ci opporremo. L'impresa esecutrice delle opere di ammodernamento del tratto della SP2 tra Andria e la Borgata aveva infatti comunicato la disponibilità a posporre la rimozione della rotatoria dopo gli incontri del 6 maggio al Palazzo della Regione e del 7, giorno in cui è previsto un nuovo incontro in prefettura del tavolo tecnico tra tutti gli enti che stanno lavorando ad una soluzione condivisa per evitare che Montegrosso rimanga senza accesso diretto. Ma i residenti restano comunque scettici. Abbiamo la Complanare che è quasi completata per andare al ponte di Minervino. Mancano 150 metri sulla proprietà di Spagnoletti del Conte. Il Conte aveva già dato la disponibilità all'esproprio, ma da un anno e mezzo fa. In più si è saputo che la provincia aveva dato mandato alla ditta Doria di redigere un progetto di variante. Il progetto è pronto, però non è stato tirato fuori, né è stato portato alla regione. Sono venuti a vedere le condizioni, però non hanno fatto niente ancora. Né posso pensare che fino al 6... cioè fra 4 giorni possono sistemare la via vecchia Minervino. Se non ci danno certezza, la rotatoria non la faremo togliere.